ancora aveva voglia di ricordare, di raccontare, di dare un testamento di memoria per le nuove generazioni. E mi sono imbattuto in un posto, un luogo veramente strano, particolare, che si chiama Magazzino 18 e si trova nel Porto Vecchio di Trieste. Endrigo era nato a Pola, Istria, nel 1933. L'Istria oggi, credo che i giovani non sappiano nemmeno cosa sia, è diventata la Croazia con la Seconda Guerra Mondiale. Come bottino, come risarcimento di guerra, venne data questa regione italiana alla Jugoslavia. Endrigo partì a 14 anni insieme alla mamma per mano. Si imbarcò su una nave che li portò in Italia insieme ad altri 350.000 italiani. E vi racconto questa piccola storia perché verrà seguita poi da una canzone meravigliosa che scrisse Endrigo, che si chiama 1947, che è l'anno dell'esodo dalla città di Pola. Pensate a casa vostra, al quartiere vostro, proprio quello dove siete nati e cresciuti. Pensate adesso alla vostra città. Provate a sentire il profumo nelle strade, a vedere i colori, i negozi, i vostri vicini di casa, la gente. In ogni angolo risuonano voci e rumori. Quella, semplicemente, è la vostra terra. La riconoscete quasi per istinto. Ne avete imparato il dialetto, le tradizioni, i modi di dire. E poi ancora feste, canti, luoghi di ritrovo, gli amori. Tutte immagini e luoghi ben precisi, come stampati nel vostro DNA, posti che come una carta d'identità vi dicono chi siete e da dove venite. Provate adesso a immaginare il silenzio. La vostra città, il vostro quartiere, le sue piazze, le sue chiese, i negozi, senza più rumori, odori, parole, senza più la sua gente. Vuoto, deserto, silenzio. Un silenzio irreale che avvolge e ovatta tutto, il vostro mondo che stranamente diventa un altro. Lentamente si spoglia di voi e voi di lui. Improvvisamente vi sentite estranei, come alieni in quella che pensavate fosse la vostra terra. Perché nel frattempo altri se ne stanno appropriando, altri sono arrivati e si prendono il vostro posto. Sembra impossibile oggi soltanto pensare a una Napoli deserta senza napoletani, a una Firenze vuota senza i fiorentini, a una Roma silenziosa senza romani. 60 anni fa questo è accaduto. È accaduto a Capodistria, a Rovigno, a Buie, a Parenzo, a Dignano, a Pola, a Fiume, a Zara, intere città, intere borghi, intere famiglie, un'intera regione svuotata della propria essenza. Gente costretta a lasciare la propria terra non per la fame o per la voglia di migliorare la propria esistenza, ma perché non si può vivere senza essere italiani. Era la primavera del 1945, dopo la ritirata dei tedeschi, quando il Comitato Popolare di Liberazione annunciò l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia. Era quello il prezzo che l'Italia dovette pagare per essere uscita sconfitta dalla guerra. Gli italiani che vivevano in quella regione cominciarono ad essere perseguitati, e non solo chi sembrava avverso alla politica del maresciallo Tito, rappresentanti del partito fascista, carabinieri, podestà, certo, ma anche postini, farmacisti, maestri, preti, impiegati statali, contadini, artigiani, povera gente, insomma. Processi sommari ed esecuzioni di massa non risparmiarono nemmeno gli antifascisti e i comunisti, perché in realtà nella Jugoslavia comunista del maresciallo Tito tutto quello che era italiano era automaticamente considerato fascista. Amici e parenti sparivano dal giorno alla notte senza lasciare traccia, portati via con la violenza dalle milizie titine. Spesso venivano gettati dentro alle foibe, legati a due col fil di ferro. Il più fortunato dei due si prendeva una pallottola in testa e l'altro veniva trascinato giù dal compagno, ancora vivo. Ricordo che anni dopo vedere Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani, baciare il feretro di Tito e la bandiera jugoslava in cui era stato avvolto, destò una forte indignazione in chi, come noi, subì quelle violenze.
Fu questa pulizia etnica degli italiani in Istria che spinse all'esodo un'intera popolazione, compresa la mia famiglia. Si trattava di scegliere se diventare jugoslavi o restare italiani. Beh, la quasi totalità degli abitanti di Pola abbandonarono beni e proprietà e, come in un suicidio di massa, fuggirono verso l'Italia. Già alle prime luci dell'alba, nella Pola del 1947, il battere incessante dei martelli faceva da sottofondo al dramma di un esodo biblico. Erano gli italiani. Gli italiani che imballavano e stoccavano i loro pochi beni. «Servono chiodi!» dicevano. «Mandateci più chiodi!» ripetevamo alla madre patria, insieme ad altre migliaia di istriani, dalmati, giuliani, che nell'esilio forzato si portavano dietro tonnellate di mobilio. File interminabili di gente con questi fagotti arrancavano nelle banchine del molo Carbon, da dove partivano i piroscafi. Le donne erano vestite a lutto, gli anziani a stento trattenevano le lacrime, altri avevano il tricolore legato al collo, portato via insieme al resto per paura che gli slavi glielo bruciassero. C'era chi, come mio padre, prima di andarsene, rinforzò finestre e porte con le tavole di legno. «Così», diceva, «gli slavi dovranno faticare per entrare a casa mia». Portammo con noi tutto quello che si poteva, nella speranza di ricostruire dall'altra parte la nostra casa, oppure di tornare un giorno là dove eravamo nati. La cosa che ricordo meglio è la rabbia di dover abbandonare la nostra terra, ma le nostre cose no. Le nostre cose raccontavano di noi e ce le caricammo sulle spalle. Letti, credenze, armadi, specchiere, cassapanche, attrezzi da lavoro, libri, ritratti, fotografie, bicchieri, posate, stufe, bilance, macchine per cucire, ciabatte, pure i nostri morti nelle bare ci siamo portati via. Il 20 marzo, quando il piroscafo Toscana compì il suo ennesimo viaggio accompagnando gli ultimi esuli di Pola in Italia, finimmo nei campi profughi. Nei nostri occhi c'era lo stesso misto di speranza e malinconia che vedo oggi negli emigrati, negli emigranti che attraversano il mare per approdare qui. Ad attenderci però trovammo un'Italia disastrata, affamata, diffidente, che in molti casi puntava il dito contro di noi, perché chi fuggiva dall'Istria rossa, dal paradiso comunista, non poteva che essere un criminale fascista. Nonostante il fatto che a scappare fosse anche un gran numero di comunisti italiani allo sbarco in Italia, gli operai e i portuali accolsero con sputi e offese la nostra gente, povera e distrutta. In Italia non c'era posto per noi, figuriamoci per la nostra roba, che in larga parte finì nel magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste. Il magazzino 18. Da allora sono ammassate lì le masserizie degli esuli, e con un po' di immaginazione si può ricostruire la biblioteca di una scuola, sfogliare i quaderni dei compiti, i registri scolastici, riassemblare stanze da letto, cucine, bagni, negozi con tanto di insegna, laboratori di artigiani, il contenuto di un'intera città. C'è tutto. Tutto tranne le persone a cui quelle cose appartenevano. E dove sono andate a finire? Qualcuno è morto in attesa di avere una casa vera che potesse contenere quelle cose. Molti sono emigrati in America, in Australia, in cerca di fortuna, partiti soltanto con una valigia nella mano e i figli in quell'altra. Nel magazzino 18, tra i corridoi formati da mobili che, accatastati l'uno sull'altro, arrivano a toccare fino al soffitto, c'è rimasta la loro storia, fatta di piccole cose, coi nomi scritti a mano su ogni singola cosa. Nomi e numeri, numeri, nomi, nomi, numeri, dimenticati, come la nostra tragedia. È il cimitero degli oggetti dove riposa, non in pace, la nostra vita quotidiana. Perciò quando domani in viaggio arriverai sul mio paese, carezzami, ti prego, la chiesa, il campanile, la mia casetta. Fermati un momentino, solo un momento, sopra le tombe del vecchio cimitero e bacia una per una le lapidi e le croci e digli ai morti, digli, ti prego, che non dimentichemo.
Da quella volta non l'ho rivista più. Cosa sarà della mia città? Ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Non so perché stasera penso a te. Strada fiorita della gioventù, come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. È troppo tardi per ritornare ormai, nessuno più mi riconoscerà. La sera è un sogno che non si avvera mai, essere un altro e invece sono io. Da quella volta non ti ho trovata più, strada fiorita della gioventù, come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà.